dallo stadio San Siro, Milan Juve, la verità. Un saluto da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Prima palla della partita giocata da Zambrotta, cerca la profondità per Trezeguet e viene incontro, prova ad andare Shevchenko, arriva la chiusura di Appiah confermato al fianco di Emerson, ormai ha superato Blasi nelle preferenze di Capello dopo essere stato a lungo fuori dalla prima squadra dopo l'errore di Cagliari che aveva di fatto consegnato il pareggio alla squadra di Sera. Ancora la Juventus, Zambrotta, Appiah, pallone per Emerson, riesce ad andare via bene prima Seedorf e poi a Thomasson, buona anche l'apertura per Zambrotta, un po' lunga, Zambrotta però la tiene in campo, uno contro uno su Cafu, arriva il traversone insidioso del Piero, non arriva, sta a mettere fuori, insiste ancora la Juve, Nedved in area di rigore, si gira, allontanato Nesta, prova a partire, a cambiare il ritmo brasiliano, aspetta l'inserimento di Cafu a destra, Kaká poi decide di andare per conto suo contro due uomini, è arrivato il raddoppio su di lui, prova a passare in mezzo a due, non ce la fa, chiuso, è arrivata la copertura di Emerson da quella parte, Emerson che ha ritrovato la nazionale pochi mesi. Pirlo, Seedorf, Kaká, Seedorf dentro Thomasson, cercato, non trovato, è arrivata poi la copertura di Cannavaro, era buono il pallone però era alle spalle di Thomasson e avanti troppo a Shevchenko, prova a ripartire il contropiede bianconero, lo spinge proprio a Piak e trova Camoranesi con un pallone però un po' arretrato rispetto alla corsa, in profondità il suggerimento per Del Piero che mette giù con la spalla ma non riesce poi ad arrivare sul pallone. Cafu, dalla parte opposta Kaká, cerca la profondità per Shevchenko, controllo a seguire, riceve in area di rigore, arriva Buffon, saltato, Shevchenko a porta vuota, salva Thuram, prima grande occasione per il Milan e della partita al 19esimo. Pessotto, Stan con il petto, poi Gattuso nel traffico, non bene, Emerson, gira per Nedved, vuole cambiare passo, serve Del Piero, c'è spazio a sinistra, palla lunga tesa per Zambrotta che arriva bene al traversone, un po' lungo ma era buona l'azione della Juventus. Siamo al 25esimo, 0-0 tra Milan e Juventus. Maldini, Seedorf, palla indietro a Stam, cerca il traversone, Thomas non lascia scorrere, Pessotto sulla diagonale, anticipato Shevchenko restando nella posizione che gli ha indicato prima Capello, Nedved riesce nell'anticipo, c'è un'entrata dura, si prosegue però per il vantaggio perché c'è Del Piero che entra in area di rigore, Del Piero salta Gattuso, poi prova a mettere al centro, non ce la fa, ancora Del Piero per Trezeguet, Davi, Trezeguet, 1-0, ma che cross di Del Piero, pensavo avesse perso il tempo Del Piero perché poteva calciare a giro di destra, è rientrato, gli è stato rimpallato il tiro e poi si è inventato questa rovesciata, qui Dida non ha trovato il tempo perché Trezeguet è molto bravo nell'area piccola ad anticipare di testa e a mettere dentro questa palla, incredibile, Trezeguet rientra con il Real Madrid, 20 minuti gol, rientra contro il Milan, 27 minuti gol. E ci guarda Del Piero qui, grande rovesciata, Maldini si è staccato un attimo dalla marcatura di Trezeguet perché gli era partito alle spalle Camoranesi mi sembra, e qui Stan secondo me non era lui in posizione. Grande palla di Camoranesi, Nesta anticipa Trezeguet, poi ancora un super Nedved sul pallone, Emerson, Camoranesi, Del Piero, sinistro! Dida, la palla è lì, Dida ancora, Del Piero si è girato velocemente. No, bravo, grande rapidità, è riuscito a trovare la coordinazione e a calciare bene in porta. Attenzione però adesso al Milan con Thomasson e Shevchenko, ha già recuperato la difesa della Juve, ha recuperato anche Appiah, Kaká, ma è già chiuso. E senza recupero Collina manda tutti a bere qualcosa, a cambiare la maglietta, finisce 1-0 per la Juventus il primo tempo. Primo pallone toccato da Seedorf che adesso diventa interno con Gattuso, pallone in profondità intercettato però da Thuram, Kaká, Tugna su Camoranesi, poi Serginho, altro cross, non arriva Nesta, c'è Cafu, c'è Sheva che protesta, Cafu, c'è solo rimessa dal fondo,
campo Inzaghi al posto di Thomasson. Era già rientrato in campo nell'ultima di campionato, soprattutto con il Parma, era uscito Shevchenko in quel caso, si era anche un po' arrabbiato. Inzaghi dunque in campo, Inzaghi è un grande ex di questa partita, era carico a 1000 con la Juve, 150 partite, 57 gol, 89 gol in tutto con la maglia della Juventus. La rimessa laterale sarà proprio per la Juventus, siamo il dodicesimo con la Juve in vantaggio per 1-0. Camoranesi, interviene Gattuso, Seedorf, poi Serginio che colpisce Seedorf, Camoranesi, arriva la chiusura di Gattuso. Allora Serginio dentro, pallone buonissimo per Shevchenko, dalla parte opposta c'è Inzaghi, servito subito, Inzaghi, Inzaghi sul palo e poi sul fondo, esulta come avesse segnato Buffon, rimessa per la Juve, dodicesimo, clamorosa, palla gol per il Milan. Incredibile, è un Milan completamente diverso, un altro spirito, è bastato un cambio da parte di Ancelotti, mette dentro questo Serginio che è molto bravo a ribaltare l'azione e poi qui è stato bravo Buffon. Forse l'angolo, vediamo Inzaghi, se non sbaglio ha toccato Zambrotta per ultimo, no, ha toccato Inzaghi per ultimo, giusto. E Shevchenko gli ha dato una grande palla, perché con il contagocce precise da buttare dentro, e si è buttato a valanga con la faccia in avanti sempre come fa lui Buffon. Ed è riuscito a deviare, poi Zambrotta ha salvato tutto. Del Piero, con la punta del piede, Emerson di prima, Trezeguet in area di rigore, vuole il cross sul secondo palo per Emerson sull'esterno della rete, buona opportunità per la Juve, 17esimo. Ha bucato centralmente la Juve con queste penetrazioni centrali di Emerson, 1-2 e movimento perfetto da parte di Trezeguet, che ha messo questa palla non facilissima da mettere dentro per Emerson, però aveva messo fuori tempo anche Dida, che non aveva trovato il tempo dell'uscita. Non ha subito fallo Durama, ha riconquistato palla, però ancora Birindelli per la Juve, c'è Nedved, Gattuso lo aspetta, va dritto sull'uomo, calcio di punizione nel mucchio del Piero, traversa Trezeguet, è incredibile l'occasione per la Juve di raddoppiare, clamorosa traversa di Del Piero che al 20esimo poteva chiudere la partita e mettere la sua firma definitiva sul campionato. Questo è il colpo di testa di Del Piero, era battuto Dida. Era battuto, no, assolutamente, qui vedi lui è davanti a Stam, forse ha sentito insomma Stam che arrivava da dietro. Intanto Emerson, dentro il pallone Shevchenko, e questa è una palla gol clamorosa per il Milan invece. Eh sì, perché il cross è stato fatto molto bene, forte, teso a scavalcare, vedi Turan che copriva quella, molto bene quella posizione, e Shevchenko forse è stato anche ingannato da Turan che non è riuscito a sfiorare questa palla. C'era Cannavaro che si era gettato la disperata, non avesse presa Shevchenko forse l'avrebbe presa lui e non Inzaghi. Zambrotta ha battuto, ha trovato libero Del Piero che ha fatto capolino alle spalle della difesa del Milan ma in posizione regolare, attaccato da Stanche lo mette giù, calcio di punizione per la Juve, 28 minuti sul cronometro, 1-0 per i bianconeri. Thuram e Pessotto intanto stanno dialogando vicino al cerchio di centrocampo. Del Piero morbido, Cannavaro si avvita, riesce a toccare il pallone verso la porta. È una molla Cannavaro, riesce in acrobazia a trovare sempre delle conclusioni incredibili. Che poi in questo momento trova la porta, non è che l'abbia trovata tanto poi nella sua carriera, insomma tutti ricordano quel gol annullato proprio contro la Juventus, ma si è presegnato pochissimo prima di quest'anno Cannavaro. Rui Costa strepitoso, Cafu, il cross Inzaghi, Thuram vola. Poi Kakà, dentro per Cafu, fuori gioco. È la mezz'ora, 1-0 per la Juve, Rui Costa cerca l'apertura per Cafu, arriva Zambrotta, Cafu con il petto, Zambrotta lo aspetta, Cafu riesce a passare, non c'è fallo secondo Collina. Io ho visto una maglia tirata, adesso rivedremo il replay. Arriva il cambio, la maglia tirata si vede. E la tira, ci poteva stare calcio di rigore, perché Cafu aveva preso il tempo bene, secondo me qui il calcio di rigore ci sta. Salaceta con un brivido perché Rui Costa stava per prendere palla, riesce a servire Birindelli, arriva Del Piero e Birindelli gli si sovrappone a destra, pallone ancora per Nedved, va in copertura Nesta, centrale il suggerimento è per Appia, uno contro uno su Gattuso, Appia allarga ancora per Nedved,
Nedved comincia da capo, ancora per Appia, dentro per il tacco di Salagenda, per Nedved, al giro! Non era arrivato Dida, palla sul fondo, grande finale, vedremo. Milan sta attaccando, quindi qualcosa lascia alla Juventus, che palla a terra è andata dentro molto bene, qui la palla non ha girato, è andata via dritto per dritto, poteva essere servito anche Birindelli che aveva tagliato molto bene. Kakà, ancora Rui Costa, cerca Inzaghi in profondità, arriva il colpo di testa di Pessotto, poi ancora Serginho dentro, Inzaghi, stop, forse con un braccio, poi Thuram, fallo di mano di Inzaghi, calcio di punizione per la Juve. Che palle che dà Serginho con una naturalezza, con una tecnica incredibile da grandissimo giocatore, gli ha dato una palla perfetta di Inzaghi, l'ha stoppata col braccio. Braccio sì. Sinistro, nettamente. Ecco Nedved in area di rigore, uno contro uno, sinistro deviato, Dida. È reattivo qui ancora una volta Dida, ma bravo ad inserirsi sulla spizzata di Zalagieta, ancora una volta Nedved. Pallone ancora gestito da Serginho, uno contro uno di Serginho, poi all'indietro il suggerimento per Rui Costa. L'apertura per Stan. Finale incandescente, spingono tutti. Capello chiede a Salaceta di rientrare, Nedved prova a dare il suo contributo e ancora Cafu che prova ad andare sulla destra, vuole il traversone, eccolo arrivato, sul secondo palo non c'è nessuno, mette fuori Birindelli, insiste Rui Costa, largo Serginho a sinistra come al solito, Rui Costa passa dentro, c'è Shevchenko che accomoda di petto, Cannavaro allontana in qualche modo, poi c'è Gattuso, incandescente finale perché il Milan ci prova in tutti i modi, l'apertura è per San, calcio di punizione, tutti in the box, tutti dentro l'area di rigore, siamo al 46esimo, anche Salaceta va a coprire. Minuti finali forse dell'intero campionato, è pronto a battere il calcio di punizione Rui Costa, sta per andare lontano Gattuso, dentro è andato Stam, saltano tutti, solo Maldini al limite dell'area di rigore con Cafu, dentro c'è Stam, c'è Nesta, pronto al traversone sul secondo palo, arriva Nesta, palla sul fondo, rimessa per la Juventus, 47 sul chilometro, 1-0 per la Juve. Mancano poco più di 60 secondi alla fine di Milan-Juve, c'è Rui Costa dalla bandierina, arriva Inzaghi, anticipato, prova a dare pressione ancora a Serginho, alle sue spalle c'è Gattuso, ma lui cerca traversone diretto, arriva Serginho, tunnel, passa Serginho, in area di rigore, Serginho ancora, calcio d'angolo per il Milan, calcio d'angolo per il Milan, finale veramente di grandi emozioni. 30 in più ha detto Collina se non sbaglio, 30 secondi in più di recupero credo ha detto Collina, e allora c'è calcio d'angolo ancora per Rui Costa, Inzaghi, mischia, e arriva Buffon su un pallone che vagava in area piccola come se avesse fatto gol Buffon, incredibile queste mischie davanti al portiere, insomma tutti a difendere, tutti ad attaccare, lo spirito giusto da parte di queste due squadre che meritano veramente un applauso. C'è calcio di punizione per fallo di Del Piero, mancano meno di 30 secondi, tutti dentro l'area di rigore quelli del Milan, c'è la battuta di Maldini, il pallone passa, arriva Kakà, Zambrotta lo mette fuori in acrobazia, poi Salaceta, il pallone toccato da Blasi, l'apertura è per Pessotto, 10 secondi alla fine, prova ancora Birindelli a tenere in avanti, ci saranno altri 30 secondi, poi il pallone di Del Piero ancora per Birindelli, vuole la bandierina del calcio d'angolo ma c'è Salaceta in mezzo, servito, arriva Dida, c'è spazio ancora per un assalto del Milan, la palla dentro di Dida, prova ad arrivare Shevchenko con la copertura di Cannavaro che scivola, allora Shevchenko, arriva anche Thuram, c'è Kakà che dà pressione per il Milan, si respira l'ultimo secondo, c'è calcio d'angolo per il Milan, 15 secondi di tempo per batterlo, c'è ancora calcio d'angolo adesso di secondini a 10, vuole battere il calcio d'angolo finale, si respira l'ultimo secondo, è pronto ad andare Kakà, palla passa, la mette fuori Thuram, allontana forse l'ultima minaccia e finisce qui la partita e forse anche il campionato.